Fondazione Mara, Felice Di Stefani, Felice Aurelio, presente. Felice Angelina, Indiani Miglio. Io fondamento del giorno, approvazione, e quindi la promozione degli impiegati del giorno. Come sempre, mi sento scusate, ma mi vengo nel mio momento. Primo punto, la struttura, l'azione degli impiegati, come sempre, possiamo fare l'elenco dei compagni di Firenze. Abbiamo permesso, come sempre, ogni giorno, un piacere di dirvi. Io non so se qualcuno è altro che non è naturalmente un po'. Sì, io spero che qualche punto sarà un po' più comune. Voi conosci, quando passava la manutenzione, mi chiede se stavo io con la sua vicina, anche la mamma, l'approvazione del secondo di gestione del 2021. A questo punto io poco fa mi hanno stato consegnato l'emendamento che avete presentato. Sì, c'è un po' per la parete, da l'approvazione del rendiconto della gestione, il Consiglio Comunale ha la possibilità di verificare i risultati complessivamente ottenuti nel corso dell'anno precedente e di valutare quali obiettivi sono stati materialmente conseguiti e apportando le relative e risorse disponibili. È bene sottolineare che già negli anni precedenti, poi ancora di più nel corso del 2021, l'amministrazione è riuscita a ridurre notevolmente la sua esposizione dei debitori. L'ente, infatti, ha recuperato gli enti di pregresso di intero quantità risalente agli ultimi 15 anni, i quali si riportano in autorità solo per i debitori rimasti. L'ente deve essere una nave a spazio di oltre 50.000, la meridiana di oltre 40.000, enti gas di luce di circa 35, enti bagnosi di circa 15, GM SAS per circa 40.000. Enne servizio elettrico per tutte le fatture complete nel periodo 2017-2019, un accordo con la Conduce S.P.A. approvato dal Consiglio Comunale che ha consentito un abbattimento del 30% rispetto ad un importo lungo di 185.000 euro. La società maggiore di circa 20.000 euro, la società di edilizia che è a periodo di un mese in 2015-2020 per un importo di quasi 700.000 euro. Sante per un importo di 150.000 euro. Avvocato a Monte con un accordo approvato con il Consiglio Comunale del Dipartimento della Seconda Dovuta fissato in via definitiva ad euro 78.000, gli eredi cadavano in pari a euro 180.000 grazie alla transazione approvata del Consiglio Comunale. La società ha domandato costituzione di circa 150.000 grazie alla transazione approvata del Consiglio Comunale. Nel corso del pubblicamento non si è provveduto a una serie di condizioni della situazione debitoria dell'ente, la cui ricostruzione non è risultato meno semplice, in considerazione del fatto che tanti enti trovano vinci in periodi passati ormai anniversari. Il Consiglio Comunale, con grande senso di responsabilità, ha deliberato il riconoscimento dei debiti colpiati, riuscendo in molteplici circostanze ad approvare delle transazioni particolarmente favorevoli per il Comune. A seguito del riconoscimento, l'ente ha dimostrato la capacità economica e finanziaria di prevedere sufficienti stanziamenti sugli opportuni capitoli di bilancio e di impegnare la regolatura spesa per poter contenere il pagamento della stessa. Per completare la fase della spesa si è reso necessario utilizzare nuove risorse dal bilancio di cassa, la cui capacità, grazie ad un'attenta e minuziosa programmazione delle uscite, si è rilevata sufficiente per consentire di realizzare i pagamenti. Non solo, il bilancio di cassa ha registrato uno straordinario miglioramento,
consentendo una forte riduzione dei debiti del comune e allo stesso tempo la restituzione dell'intera gestazione di cassa presso il tesoriere. Se il risultato finale al termine del 2018 prevedeva un saldo negativo pari a meno 656.000, nel corso del 2019 si registrava un dimezzamento del debito presso la tesoreria. Nel corso del 2020 veniva interamente estinto fino a raggiungere il risultato positivo finale al 31 dicembre pari a più 600.000. Nel corso del 2021 il bilancio di cassa continuava a crescere e raggiunto al 31/12/2021 un saldo positivo finale pari a 1.144.000 euro. Complessivamente, negli ultimi 4 anni, il miglioramento del saldo di cassa ha superato una cifra di 2.500.000 euro. La contrazione delle attività economiche e produttive, combinata con le restrizioni disposte in relazione alla situazione delle persone, insieme alle esigenze di intervento per fronteggiare le situazioni di maggiore bisogno, ha comportato l'insufficienza di maggiori spese e di minori entrate. Soltanto parzialmente compensate dalle migliori spese registrate dagli incrementi delle entrate derivanti dalle misure governative attivate. L'effetto si presenta decisamente importante fuori termine di cassa per il rallentamento della riscossione delle entrate, in particolare per la sospensione dei termini di versamento delle cartelle di pagamento affidata all'Agenzia delle Entrate che scorsa una rappresentata. I fattori di maggiore rigidità del bilancio corrente dell'ente locale sono rappresentati dal costo del personale e dal rimborso delle quote capitali dei mutui in ammortamento. Solo quando l'incidenza degli stipendi e dei mutui è tale da impedire attività istituzionali dell'ente si prende i presupposti giuridici per lo stato di dissesto finanziario. Per questi motivi di primaria importanza il controllo dei parametri del costo annuale del personale. La spesa totale per il 2021 comprensivo di imposte e contributi e a netto dell'IVA è pari a 848.000 euro. Il livello di indebitamento è l'altra componente più rilevante della rigidità del bilancio. La montata degli interessi passivi pagati nel corso dell'anno è risultato pari a euro 371.000, con un'incidenza sul totale dell'entrata corrente di più raggiunto del 10% previsto per legge. La situazione del comune di Cefalone evidenzia una situazione positiva rispetto ai parametri di rigidità di gestione corrente del bilancio. Tuttavia, la tabella dei parametri obiettivi a fine dell'accertamento di enti strutturalmente deficitari, allegata alle ricordi di gestione del 2021, numero 5 parametri degli indicatori, sono risultati deficitari. Il parametro numero 1 è dato dal rapporto tra la somma delle spese rigide e totale di entrata corrente. È opportuno segnalare che tra le spese rigide è considerata la quota di disavanzo imputata all'esercizio 2021. Tale quota prevista nel bilancio assestato è pari a 679.000 euro, in quanto nella seduta del Consiglio del bilancio del 37/2021 venne approvata le limite per l'approvazione di ripiano da disavanzo nella misura quantificata con il settore della quota. Con successiva delibera, la stessa Corte dei Conti ritenere condividere parzialmente la scelta operata dall'ente, limitando le quote di ripiano approvati a circa 1.500.000 euro e 2.700.000 euro complessivi. Il Consiglio Comunale, nel luglio del 22 novembre, prendeva atto della decisione della Corte dei Conti. Il disavanzo da imputare all'esercizio nel 2021 si riduceva di conseguenza a euro 386.000. Di cui 247.193 per ripiano da fare e 128.878 per ripiano da FCT, al tempo del recettamento straordinario di medesimo. Ma venivano uniti i tecnici per la predisposizione. La redazione delle relazioni di bilancio della posta in uscita, anche in considerazione dei tempi necessari per il rilascio delle relative da rete obbligatorie previsti per legge e la collocazione del nome del nell'ambito della riduzione del debito, occorre segnalare inoltre l'importante transazione effettuata dalla società Cefalone S.p.A., la quale trattava nei confronti dei comuni Cefalone credito per complessivi euro 397.794, 246.000 per utenze comunali, 9.900 per penali su utenze comunali, 21.000 per interessi su utenze comunali, 11.000 per competenze professionali e attività di progettazione. E 108.000 per le spese di progettazione. Il
comune nell'ambito della tecnica sollevate le eccezioni in merito alle spese di progettazione di un porto pari a 50.000 per l'intervenuta prescrizione trattata in pretese riferita all'anno 99. Nella definizione delle competenze dell'ordine comune relativa alle competenze di progettazione, dalla relazione trasmessa al responsabile del progetto associato a Parigi, si enuncia un altro credito dell'ACS, maturato a seguito di attività per la realizzazione di progetti sulle vetrine e sui operatori per conto del comune centrale. Durante le trattative con una fine di una risoluzione economica definitiva, riconosceva l'ACS per tale credito di rimanere le competenze di progettazione di solo importo per effettuare 10.000 euro, a copertura delle sole spese di sostenute. Eccedente poi che la fase di progettazione finale non erano state completamente ottimate. Il Comune chiedeva inoltre all'ACS di rinunciare a intraprendere qualsiasi azione risarcitoria di ogni atto diverso nel gruppo in merito al ritardato pagamento degli imposti dovuti e contestualmente a rinunciare a penali quasi 10.000 euro e l'interesse 21.000 euro maturato su questi. L'altro capo di servizio accettava le condizioni richieste al comune di Cepparoni e di prevenire il proprio debito nella misura pari a 267.000 euro. Le parti accettavano la compensazione dei crediti debiti definiti, la cui differenza è pari a 192.000 euro, costituiti per il credito comune di Cepparoni, per il quale la società Cepparoni S.p.A. si impegnava ad estinguerlo con un pagamento dilazionato. La transazione veniva approvata con debito del Consiglio. Nel 2021 continuava la discesa del portale con beneficio per tutti i cittadini che possiedono e detengono locali o aree scoperte a qualsiasi uso di IP, suscettibile di produrre rifiuti urbani. Si tratta di un risultato a cui l'amministrazione delle tante si potrà confermare un risultato altrettanto importante anche in corso del 2022. La riduzione delle tare è un modo di riconoscere a questa comunità un risultato meritato dai cittadini, con particolare riferimento a coloro che virtuosamente effettua una raccolta differenziata e nell'interesse di conseguire un beneficio ambientale di prospettiva. È stata riconosciuta alle utenze non domestiche un'importantissima riduzione con l'utilizzo delle risorse assegnate al comune per via dell'emergenza sanitaria del Covid-19. Alle utenze domestiche invece si concedeva la possibilità, dietro presentazione di istanza seguita di giudizio, di richiedere il beneficio della riduzione nella misura pari alla quota prevista per il pagamento della parte alta del miglioramento. Occorre segnalare poi il miglioramento dei servizi comunali con l'attivazione dello sportello unico dell'attività produttiva direttamente sul portale invece di un giorno più semplicemente definito squadra. Il supporto è uno strumento di semplificazione amministrativa e l'utilizzo è solo uno strumento di semplificazione. Nel corso dell'anno è stato attivato il servizio Pago PA per consentire a tutti i cittadini di effettuare il pagamento attraverso i POS. Pago PA è installato direttamente presso gli uffici del comune oppure direttamente online. Il comune inoltre ha aderito ai servizi di autenticazione spinte e CIE al fine di consentire molteplici modalità di autenticazione degli utenti con elevati standard di sicurezza nel pieno rispetto della normativa vigente. Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di esercizio e con il conto del tesoriere rimesso nei termini di legge e tarificato dall'anno. È possibile riscontrare che tutti i provvisori di entrate e di uscite dell'anno 2021 risultano correttamente regolarizzati entro la fine del mese di gennaio 2021 e che, pertanto, i valori contenuti dal conto di bilancio sono allineati con il conto del tesoriere rimesso nei termini di legge e tarificato da questa amministrazione. Si segnala inoltre che entro la fine dell'anno 2021 sono state regolarizzate tutti i provvisori d'uscita relativi al pagamento delle azioni esecutive. I risultati dell'amministrazione al 31/12/2021 misurano un valore negativo di meno 2,457, un sensibile miglioramento rispetto al valore dell'anno precedente. Dal conto 2020, anche a seguito di ristrutturazione delle spese e contabili delle poste passive, con particolare riferimento a fondo di anticipazione di liquidità e a fondo debito dubbia esigibilità, invece emergente disavanzo pari a euro 2.773. Il Consiglio Comunale, con delibera 25 del 37/2021, aveva approvato le misure correttive da proporre alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Da un'attenta ricostruzione delle poste contabili emergenti, alla data degli accertamenti straordinari dei residui,
1/1/2015, una cosa che risale a Savaria a €1,700,000. La Corte dei Conti ritenerebbe non accogliere la misura proposta dal Comune in relazione al recupero emesso in sede di accertamento straordinario dei residui. Disavanzo al 1/1/2015 pare 1,732. Stabilendo che la sola quota del fondo credito di esigibilità al 1 gennaio 2015 euro 595 potesse essere ripianata in 30 anni. In ottemperanza alla decisione del giudice contabile, che con un disciplinare nel recupero del fondo credito di esigibilità al 1 gennaio 2015 provvedeva a carestere la possibilità di ripianare in 30 anni la sua quota di euro 595.000 nel Consiglio Comunale, approvando un nuovo piano di rientro e disavanzo di amministrazione e ponendo a carico del bilancio dell'esercizio 2021 la quota del disavanzo di 138.000 euro, comprendendo la quota del periodo 2015-2021 a 7 anni. L'ente ha provveduto a verificare che il risultato di amministrazione al 31-12-2021 è migliorato rispetto al 31-12-2020 per un importo pari alla quota prevista per l'esercizio 2020. Con deliberazione del Consiglio Comunale veniva approvato il piano di rientro del disavanzo di amministrazione da fare e veniva posta a carico del bilancio dell'esercizio 2021 la quota di disavanzo di 247.000 euro. Mentre ha potuto verificare che il risultato di amministrazione a 31 dicembre 2021 è migliorato rispetto al 2020 per un importo pari a 178.000 euro. Non comprende come probabilmente la Corte avevano previsto per l'esercizio 2021. La Corte dei Conti, infine, con delibera del novembre 2020, riteneva che la differenza pari a €1,220.000 dovesse essere ripianata nell'ambito della cornice giuridica sull'applicazione dei disavanzi previsti dal documento, in base alla rigidità della sua qualificazione e sostenibilità, e disponeva contestualmente l'applicazione dell'articolo 148 bis nella parte in cui si prevede la risoluzione del programma di spesa sino alla riduzione delle necessarie manovre correttive del bilancio. È da considerare che detta disposizione è interpretata nel senso di ritenere soggetta a preclusione la spesa, la sola spesa non obbligatoria del suo complesso di considerato, ovvero non connessa e indifettibile obblighi istituzionali giudici. La sezione osserva che tale interpretazione risulta altresì rispettosa dell'autonomia costituzionale degli enti locali controllati, alla cui discrezionalità deve essere rimessa la definizione concreta degli interventi dei programmi di spesa di carattere facoltativo ai quali rinunciare. Resta determinata da parte dei comuni, nell'ambito della sua insindacabile discrezionalità, quali possono essere le spese non obbligatorie da ritenersi allo Stato, sprovviste della necessaria copertura. Selezionando le spese non necessarie, fermo restante la verifica della permanenza degli equilibri e del rispetto delle cadenze normativamente prescritte. Di conseguenza, nonostante i provvedimenti adottati dall'amministrazione porta al compimento delle spese per una quota del disavanzo accumulato, l'ente non è stato in grado di fronteggiare il suo libro finanziario con i mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente, atteso che l'opera ammontare è risultato eccessivo in relazione all'entrata comunale. Si è reso necessario pertanto deliberare ricorso al piano di equilibrio da definito dall'articolo 243 del TUE con atto del Consiglio Comunale del 23 marzo 2021. Detto piano di equilibrio da approvare in Consiglio Comunale dovrà essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'Interno e successiva approvazione da parte del competente sezione regionale della Corte dei Conti. Mi prendeva anche in relazione illustrare anche che c'è stato un emendamento proposto dall'opposizione in cui viene richiesto che da luce di una tanta attività di condizioni di contenzioso fino al 31/12/2021 effettuate dal Consiglio Comunale a calcolare dal rimonte 2021 la somma di 100.000 euro quale fondo rischio contenzioso dell'ente. A tal proposito penso che sia stato anche già notificato al gruppo di disposizione il parere del dottor Cosimo Caiolo, epiletico dell'interno.
Visto l'emendamento presentato dal gruppo consigliato, cittadinanza attiva e circolatori, con nota protocollo 47-5-2022, considerato che dalla convenzione effettuata il 31-12-2021 si è constatato che le procedure di contenzioso in caso di secondenza per rete hanno prodotto termini fuori bilancio già riconosciuti dal Consiglio Comunale. Per le restanti procedure ancora in essere, insisto per regolare i impegni di spesa sui livelli rispettivi del termine di bilancio. Il sottoscritto Cosimo Paiolo, responsabile del settore finanziario del Comune di Cefalù, esprime parere non favorevole. Prima di passare la parola alla discussione, mi verrà anche che ringraziare tutta la struttura finanziaria, il dirigente, i sottoscritti collaboratori, tutti i dipendenti comunali, degli impegni che abbiamo promosso per questo risultato. Permettete anche di ringraziare tutti i colleghi amministratori che, venuti a conoscenza delle difficoltà, fin da subito hanno condiviso con me questo indirizzo politico. La stella polare su ogni amministratore rappresentante è stabilità economica, la stabilità di rinnovarsi con la capacità di erogare servizi, sostenere le famiglie, aiutare chi è rimasto in mente. Cosa che peraltro anche difficile in questi tempi, caratterizzata dalla gravissima crisi internazionale, pandemia, che inevitabilmente condiziona la nostra economia. Grazie. Se da un lato la rendicontazione della fase tecnica fatta di cifre e numeri, dall'altro rappresenta un documento con contenuto fortemente politico che permette al Consiglio Comunale di esercitare la sua attività di indirizzo di voto ed assume una valenza ancora più complessa alla luce della dichiarata, quanto acclarata situazione di predissesto in diverse nazioni. Ed è proprio l'indirizzo politico ed amministrativo che il nostro gruppo contesta, anche e soprattutto alla luce delle mezze toppe che da due anni sono avanti. Se noi siamo qui è perché questo indirizzo non è stato mai condiviso, partendo da principi che non tengono conto della necessità della comunità di uno sviluppo economico del territorio. Noi non ci stiamo a rimanere complici di una situazione ampia quanto grave come questa, e possiamo garantirvi la nostra azione di vigilanza che sarà sempre serrata con un punto, speso, variazione che non sia utile alla crescita positiva del territorio. Analizzato il rendiconto consuntivo 2021 si evidenziano importanti divergenze rispetto a quanto previsto. Nell'anno caratterizzato ancora purtroppo dall'emergenza pandemica, a dove la crisi economica si è fatta più sentire e le famiglie hanno faticato ad arrivare a fine mese, l'amministrazione comunale è stata lenta nell'utilizzo di fondi per mettere in atto progetti nel campo sociale a sostegno dei cittadini in difficoltà. Guardiamo i dati riferiti al 2021. Dal lato delle entrate, la previsione per il 2021 era di 30,5 milioni di euro. Le entrate registrate invece sono in realtà poco più di 10 milioni di euro, pari al 33,4 rispetto alle previsioni. Per quanto riguarda invece la spesa complessiva, la spesa prevista era di oltre 16,7 milioni di euro. La spesa impegnata in realtà di 6,1 milioni di euro, pari al 36%, una divergenza abissale. L'analisi dell'attività e della spesa realizzata dal Comune l'anno trascorso ha messo in luce un enorme divario tra le continue promesse e una realtà fatta di pochissimi investimenti e totale assenza di coerenti priorità strategiche. Simbolo di questa inerzia e dell'incapacità di programmazione e l'importo della spesa in conto capitale, inquadrata ai 2,5 milioni del 2021, a fronte di una programmazione del piano triennale delle opere pubbliche di oltre 6 milioni di euro. Questa discrepanza rappresenta il merito reale dell'incapacità di questa amministrazione di sostenere realmente lo sviluppo del territorio. A riguardo, già durante la discussione sul bilancio di previsione, abbiamo messo in evidenza che le cifre presentate, milioni di investimenti per decine di opere pubbliche, erano del tutto sconnesse dalla realtà dei fatti e rappresentavano un libro dei sogni che l'amministrazione sapeva bene di non poter realizzare. Ebbene, il rendiconto ha confermato le nostre previsioni. Il rendiconto di gestione 2021 conferma che questa giunta naviga vista, senza prospettive, aiutata solamente e fortunatamente, mi viene da dire, dai trasferimenti dello Stato. Con riferimento alla spesa corrente si registra una sostanziale corrispondenza o parità tra gli importi 2020 rispetto a quelli 2021, con una riduzione
del solo 4,8%. Si registra inoltre una lieve flessione della voce reddita da lavoro dipendente, su cui si segnala una riduzione di un 1,5% nonostante il pensionamento di alcune unità di personale. Voce su cui pesa le sostanziose convenzioni per l'utilizzo a scavalco di alcuni responsabili. Voce su cui, poi, se aggiungessimo anche i costi delle apparenti consulenze fatte da società private, che in realtà si sostanziano in vere e proprie attività d'ufficio, beh, otterremo più differenziare e sarebbe tutt'altro che negativo. Urge mettere in mano alla riorganizzazione della macchina comunale. Il malfunzionamento dell'ufficio e dei servizi connessi si traducono inevitabilmente in disagio di servizio per i nostri cittadini, oltre che in capacità dell'ente a saper cogliere le occasioni che si presentano, prima tra tutte quelle offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sulle spese correnti pesa ancora il costo delle indennità di carica degli amministratori, che per il 2021 ammonta ad oltre 30.000 euro. Costo, quelle delle indennità, su cui ancora una volta, vista la drammatica situazione dei conti del nostro ente, e in particolare, visti i sacrifici che i nostri concittadini saranno chiamati a sopportare in questi anni, proviamo a far appello alla sensibilità di tutti noi, chiedendone la rinuncia e la conciliazione. Abbiamo chiesto in questi anni, senza ottenerlo, un taglio ai costi della politica, per finalità destinate alle iniziative per far fronte più vita. Abbiamo sempre pensato che la prima cosa da fare, innanzi alle difficoltà dell'ente, è iniziare a dare buon esempio da parte di chi governa. Il caso più emblematico di questa strafottenza per questa nostra proposta è quello di un assessore, il quale oltre a rinunciare, a non rinunciare all'indennità che sta aspettando, ha ampiamente usufruito dei permessi concessi dalla legge, cioè la legge non consente, i cui costi però sono a totale carico della comunità cittadinese. Nello specifico, nel solo periodo di novembre 2020 e ottobre 2021, l'assessore in questione è costato, oltre all'indennità di carica percepita, anche ulteriori 4.304,36 pagati dal Comune di Ceppaloni a titolo di rimborso per permessi orari di cui la stessa ha usufruito per lo svolgimento delle attività istituzionali. Ricordiamo a tutti, in particolare all'assessore in questione, che la dichiarazione di dissesto del Comune di Ceppaloni avrà come inevitabile conseguenza la riduzione di servizi e l'aumento di tasse per tutti i concittadini. Non aggiungiamo ulteriori commenti, lasciamo alla cittadinanza ogni ulteriore considerazione. Torniamo alle spese. Dall'analisi delle spese correnti del 2021 emerge inoltre in maniera evidente la drastica riduzione dei costi per carburante, combustibile e lubrificante, passati dai oltre 16.000 del 2019 ai 14.500 del 2020, per arrivare nel 2021 a 7.981, nonostante i rincari registrati nell'ultimo anno e soprattutto nonostante il minor peso nel 2021 del blocco del mercato. Segno evidentemente della nostra pressione, i nostri controlli, questa luce di costo hanno cominciato a dare i loro risultati. Sconcertante è la voce del costo per il noleggio dell'autovettura di servizio per i vigili urbani, un costo di circa 200 euro mensili, parliamo di 2.400 euro annui, per un atto che definirei sufficientemente data, nonostante lei avesse già in dotazione un autovettura. Preoccupano poi anche i costi di funzionamento, dato l'aumento della spesa per le utenze. Raddoppia il costo del patrocinio legale dell'ente, che passa dai 25.000 del 2020 ai 45.900 del 2021. Voce di spesa che meriterebbe un'attenta e ponderata riflessione. Registriamo di conto un taglio verticale, invece, per le voci di spesa che più incidono sulla pelle e nella carne della nostra comunità, determinando il progresso o il peggioramento in termini di vivibilità, di possibilità di crescita e di miglioramento. E mi riferisco alle voci di spesa relative alla missione 4, istruzione e diritto allo studio, su cui a fronte di un preventivato di 513.000 euro, l'impegno ammonta ad euro 99,83, con una percentuale di previsione iniziale sui definitivi pari al 19%. Mi riferisco alle voci di spesa relative alla missione 5, tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, su cui era stata preventivata una spesa di 2.065.000, ma in realtà realizzata nel 2021 soltanto 60.000 euro. Una percentuale di previsione iniziale sulle definitive pari al 2%. Mi riferisco alle voci di spesa relative alla missione 6, politiche giovanili, sport e tempo libero, su cui era stata preventivata una spesa di 1.796.000, ma in realtà realizzata nel 2021 14.138.
La percentuale di previsione iniziale sulle definitive omette di indicare per quanto inizia. Mi riferisco alle voci di spesa relative alla missione 7, turismo, su cui era stato preventivato una spesa di 199.906 euro, mentre nel 2001 è stato realizzato zero. Potrei continuare con la missione 6, relativa allo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, o con la missione 17, relativa alle energie di distribuzione delle fonti energetiche. Guardate, le discrepanze di dati e iniziate sottengono fatalmente un significato di un giudizio politico sull'operato e sull'attività svolta in questi settori dagli assessori delegati. Mi riferisco per chiarezza alla totale assenza di interventi e di attività da parte degli assessori delegati alla istruzione. Lo stato di abbandono dei nostri plessi scolastici, i servizi carenti, totalmente assenti, offerti alla popolazione scolastica della nostra comunità, che sono una conseguenza. Idem dicasi per il turismo e cultura, attività di sostegno e promozione ormai totalmente scomparsa nel nostro territorio da molti, troppi anni. Per non parlare dell'ambiente, della tutela del territorio, strutture in quali la maggioranza non è stata capace di mettere in campo alcuni interventi di protezione sociale e di investimento pubblico, settori dove permane una situazione di totale stallo. I numeri citati sono la prova provata. Dal lato delle entrate, come abbiamo già evidenziato, a fronte dei 30,5 milioni di previsioni iniziali, in realtà ne incassiamo poco più di 10 milioni, per una percentuale pari al 33,4% rispetto alle previsioni. Le criticità più importanti si registrano all'articolo 1, entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, dove a fronte di una previsione iniziale di 1.675.992, registriamo un accertato di poco più di 1 milione, con oltre 630.000 euro di minori entrate rispetto alle previsioni, su cui pesa ulteriormente una discussione in conto competenza di 900.000 euro e 220.000 in conto residui, una percentuale di incasso poco superiore al 60%, meglio sicuramente rispetto al penoso 53% di inizio mandato, ma certamente ancora molto, molto lontano dalle promesse fatte e da decenti obiettivi di equità tributaria. L'approvazione del rendiconto di gestione evidenzia gli stessi gravi problemi di questi 4 anni di amministrazione. Al di là dell'attenta gestione tecnica del bilancio da parte degli uffici, risulta massima la pressione fiscale con IMU e addizionali IRPEF, a cui si aggiunge la TARI per le utenze non domestiche, che è aumentata, mentre permane il solito carico di residui attivi, 1,5 milioni, segno di una difficoltà sostanziale a risolvere. In crescita invece di incassi da addizionale IRPEF, che passa da 160.000 euro del 2020 a 175 del 2021. In pratica abbiamo maggiori introiti, ma con molte più famiglie che per le evidenti difficoltà congiunturali non pagano l'addizionale IRPEF. L'indice tributario totale è rimasto sostanzialmente identico al 2020, attestandosi intorno a 327,50, mentre la relativa autonomia finanziaria del Comune di Certamonte, indice questo che misura fino a che punto il Comune è in grado di fare fronte autonomamente alle proprie necessità senza ricorrere ai trasferimenti dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici. Questo indice è passato dal 50,01% con la precisione del 2020 al 56,5% del 2021. Qui la posta è totale e enorme. Il Governo ha trasferito al Comune 8 milioni di euro, quota destinata anche a coprire rimborso di storico e di minori entrate natali. Preoccupanti invece restano i dati riportati nel titolo 3 delle entrate, cioè entrate in cassa tributaria, dove a fronte di una previsione iniziale di 952.000 euro si registrano accertamenti per soli 395.000 euro, con una percentuale di realizzo pari al 41,5%. In questa voce di entrata, giusto per capirci, sono ricomprese la vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni, voce per la quale erano stati previsti 186.500 euro in conto competenza, ma accettati solo 60.000 euro, con una minore entrata per 125.000 euro. O i proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità dei tributi, voce per la quale erano stati previsti 300.000 euro in conto competenza, ma accettati 141.000 euro, con una minore entrata di 160.000 euro. Sul piano delle entrate, poi, un capitolo a parte meriterebbe un attento approfondimento, se immagino fosse voglia da parte della maggioranza, è quello delle attività di recupero dell'evasione.
un'attività da noi invocata fin dagli albori di questa consigliatura, messa in campo da questa amministrazione, meglio da qualche tecnico comunale, con una metodologia, un approccio che se non vogliamo definire inconsistente e sbagliato, sicuramente potremmo definire esterno. Il nostro disappunto sul tema è stato sempre palese, manifesto, e trova oggi conferma nei dati a consultivo. Per l'IMU avevamo un residuo attivo al 1 gennaio 2021 per 518.000 euro. A valle dell'imponente attività di recupero dell'evasione, registriamo residui riscossi nel 2021 di 47.000 euro, il 10%. Per la TASI avevamo un residuo attivo al 1 gennaio 2021 per 40.000 euro. A valle dell'imponente attività di recupero dell'evasione registrate, registriamo residui riscossi nel 2021 per 14.000 euro. Per la TARI abbiamo residui attivi al 1 gennaio 2021 per 720.000 euro. A valle dell'imponente attività di recupero dell'evasione registriamo residui riscossi nel 2021 per 98.000 euro, il 14%. Naturalmente questi importanti ampollosi risultati andrebbero poi scontati con i costi sostenuti dall'ente in termini di supporto informatico, spese postali, attività amministrative, eccetera, eccetera. All'epoca dei quali il dato definitivo è davvero ridicolo, oltre che irriguardoso nei confronti dei soldi, pochi e fessi, aggiungo io, contribuenti cittadinanza. A questo girare a fuoco sulle attività di recupero dei crediti messi in campo da questa amministrazione, aggiungete pure i proventi derivanti dai fitti attivi. I fitti attivi del comune, in maniera più chiara, cioè i proventi che il comune dovrebbe realizzare dalle tantissime strutture da rilocazione a privato. Mi riferisco al Green Park, alla Casa Alberto, alle tante altre strutture a uso commerciale. Ebbene, a fronte dei residui attivi al 1 gennaio 2021 pari a 71.052 registrati, residui riscossi nel 2021 per solo 10.326,90 euro, un dato che si commenta da solo. Passiamo all'indebitamento, visto che lei citava la mia. L'ente nel corso del 2021 ha registrato un indebitamento pari a 4.866.741,46, con un incremento importante rispetto all'anno 2020. A questo importo poi se aggiungiamo oltre 2,7 milioni di euro di disavanzo del comune, sfiorando un totale di circa 7,5 milioni di euro di indebitamento. Ciò significa che oggi sono ben certificati. Viene certificato un debito netto totale tra abitanti pari a 2.400. Per essere più chiaro, sono i cittadini cepalonesi, bambini compresi, preso un carico di 2.400 euro di debito netto totale. Dato che da solo dovrebbe farci sobbalzare dalla sedia e spingerci tutti, nessuno escluso, ad avviare un serrato, puntuale, attento confronto politico sulle soluzioni da adottare sulla strada del cammino. Ma pare non accettabile acclarare il disinteresse politico ed amministrativo di questa maggioranza verso questo gigantesco problema, su cui si è preferito abdicare a favore di soluzioni tecniche un po' sedate. Chiudo il mio intervento con un quesito che trae origine dall'osservazione dell'andamento del settore dell'amministrazione dell'ultimo periodo. Nel 2018 avevamo un risultato di amministrazione di 89.000 euro. Nel 2019 di meno 2.875, nel 2020 di meno 2.770. Alla luce di questi dati, tenendo conto della delibera del Consiglio Comunale numero 3, 28/3/2021, con la quale si è fatto ricorso al piano di equilibrio finanziario pluriennale, senza l'articolo 243 bis successivi del decreto legislativo del 67/2000, in quanto lei è in grado di fronteggiare il suo equilibrio finanziario accumulato nei mezzi ordinari messi a disposizione dall'ordinamento vigente, continua a non comprendere come si faccia ad applicare contemporaneamente il conto del bilancio 2021 nella parte entrata un utilizzo avanzo di amministrazione di 507.095,94 e contemporaneamente la parte spesa di disavanzo di amministrazione pari ad euro 679.05. In altri termini, se avessimo avuto un avanzo libero 507 da applicare dei dati dell'esercizio precedente avremmo avuto uno studio sostenuto, ma così no. Concludo. Non vogliamo essere complici di questo disastro politico, amministrativo e morale da parte di questi disamministratori comunali
che confermano ancora una volta tutta la loro incapacità nel gestire il nostro bilancio. Per queste ragioni esprimiamo il nostro voto contrario con il documento di gestione del bilancio. Nella facciatura delle correzioni però. Ci sono un problema. Non mi chiede veramente questo. Facciamo una cosa, però la giusta, io questa cosa non so se la scrivo, ma che si manda la sua, potrebbe scrivere una tutta altra cosa. Non è così, però dico, va bene, comunque non è così. Intanto un finanziario di 2025 presentato dell'atto 104 stabilito.
ricordare che era modificato con la legge 2019 e 363 del 2021, con cui è stato approvato il metodo della ripaga del T2 per il secondo periodo regolatorio 22-25. La legge 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'imposta unica nominale di quello da componente tali, tributo che viene determinato a seguito della valutazione del PEP, stesso tributo che viene corrisposto in base alla tariffa riferita all'usuale e commisurata alla quantità e qualità medio ordinaria di rifiuti prodotti per volontario superficie in relazione di flussi alla tecnologia di trasporto. Per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per l'elaborazione del PEP sono stati applicati criteri di luce di costi previsti dalla MTL2. Il costo vissuto per l'anno 22 è risultato complessivamente 47.097,43 al netto del contributo MUR, con costi fissi 83.691,43, a variazione rispetto al 2021, rispetto ai limiti di crescita di cui all'articolo 4 allegato a delibera 443/2019. In tale importo sono convinti i costi di gestione del ciclo delle procedure differenziata, è da precisare che questo comune effettua la raccolta differenziata non sta portando tutte le tipologie di rifiuto, sono compresi i dai, i migranti e la distribuzione delle più risorse con gli esausti e i farmaci scaduti, per i quali ci sono i contenitori e costi di cittadino comunale. L'amministrazione comunale considera primario lo sviluppo di una corretta raccolta differenziata, tanto l'obiettivo è quello di migliorare la percentuale raggiunta e contemporaneamente applicare delle regolazioni per utenti il più possibile. Parliamo del 30% degli immobili non occupati o tenuti a disposizione per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell'anno solare, 2/3 degli immobili di proprietà di titolari di pensione in regime di convenzione internazionale ai sensi della legge 178/2020, 60% delle unità abitative e unità agricole della zona di rientrata, in cui è effettuata la raccolta parola della distanza dei 15 punti di raccolta superiore a 1,5 m, 30% degli esercizi commerciali di superficie pari o inferiore a 110 metri quadri e 15% degli esercizi commerciali da una superficie superiore a 110 metri quadri. Tutto ciò che è previsto è stato trasmesso all'ente territorialmente competente, il quale, avendo verificato la coerenza regolatoria degli atti, ha determinato di validare il PEF del Comune di Cefaloni sulla base non solo della coerenza degli elementi di costo del PEF rispetto alle contabili, ma anche rispetto della metodologia prevista dalla MTL2, che introduce per la prima volta la programmazione quadriennale delle tariffe e l'applicazione di standard dei livelli minimi di qualità del servizio. Cioè vengono regolate anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento e recupero e smaltimento dei rifiuti urbani. In variante restano le tariffe, le scadenze e le agevolazioni. In occasione del nuovo lavoro verrà comunicato anche lo sgravio di cui hanno beneficiato nel 2021. Quindi che coloro che hanno già pagato verrà predisposto il rimborso, coloro invece che non hanno pagato veramente verrà comunicata dalla lettura del PEF 2021, alla voce IVA 1, c'è l'indicazione, cioè quella relativa ai costi totali dell'anno precedente, c'è un importo indicato di 587.340. Che cosa si dice? I costi totali l'anno precedente. Cioè, quando abbiamo pagato l'anno precedente. E se il PEF 2021 ammontava a 775, 475, la differenza da che cosa è dovuta? Giusto per capire. È di crescita. È di 1,7%. E il 475 a 587, la matematica non è utile, ma non è 1,7. Ciò significa che con molta probabilità, chiedo se così è, abbiamo sforato il limite previsto dall'articolo 4, allegato a. Se l'ente territorialmente competente
Questo non, non credo che abbiamo sforato. Non credi o non abbiamo sforato, è cosa di niente. No, non abbiamo sforato. Non è, cioè, non è fatto chiaro. Se tu mi dici che noi nel 2020 abbiamo sostenuto costi per 587 milioni, mentre invece il piano economico finanziato da tale 2020 era di 475 e il limite fissato, che è quella famosa P del parametro per la determinazione del limite della crescita delle tariffe, è di 1,7. Non ci siamo ampiamente sopra il limite del 1,7. Da che cosa è voluto? Io lo sto chiedendo, con un interrogativo, perché o avete sbagliato a indicare, o è stato sforato e il dirigente territorialmente competente ha messo di verificare questa cosa. Quel valore che indicato si riferisce all'anno N-2. Che cosa all'anno N-2 significa che il valore della previsione calcolato sul 2022 è calcolato sulla base dei costi 2020, invece il valore del 2021 si calcola sui costi 2019. Nel 2019 i costi datari erano ben più alti, tanto è vero, l'anno scorso il lato nella convalida convalidò un importo molto più alto rispetto a quello che poi il Consiglio ha approvato in termini di PEF. C'era un enorme divario, tant'è vero che era proprio questi 580, se non vado errato, rispetto ai 476 del PEF. Perché? Perché nel 2019 i costi erano molto più alti. Poi nel 2020 si sono ridotti sulla base di una riorganizzazione del servizio e quindi ovviamente noi calcolandoli sul 2022 rispetto all'anno N-2 ora noi possiamo calcolarli prendendoli dal 2020, questa è solamente la logica. Ah, allora non è come avevo detto, la cosa è molto più. Vabbè, detto questo, ritorniamo alla questione di emergenza. Il PEF 2022 prevede un incremento della tariffa rispetto all'anno precedente, in oltre 22 mila euro, una crescita del 5% rispetto al 2020. Nel 2020 l'importo, come abbiamo detto, era di 475 mila euro, oggi 497, più 22. La cosa sconvolgente, su cui noi già avevamo presentato, è stato appunto l'intenzione di approvazione della PEF 2020, che avevamo sollevato la nostra obiezione, era che nel 2020 c'era stata un'inversione del sistema di calcolo tra i costi fissi e i costi variabili. Nello specifico, nel 2020, costi fissi e costi variabili, per chi non è della materia, naturalmente, sono dei costi, i costi fissi per le utenze domestiche che sono sul lungo familiare, mentre quelli variabili sono individuali. Ebbene, nel 2020 avevamo avuto per i costi fissi da 139 mila euro, mentre per i costi variabili 136. Nel 2021 invece si è capovolta la situazione, cioè i costi fissi, stanti a PEF, pesano 83.699, mentre i costi variabili erano 136, quest'anno pesano 415. È stato sbagliato l'anno scorso, è stato sbagliato quest'anno. Perché c'è una differenza, è un capovolgimento totale degli importi, dei costi totali e dei costi fissi. Ho capito che AVEA e che le CT le ha validate, però insomma è un cambio totale rispetto al precedente. Ma la cosa ancora più sconvolgente, se mi consentite, è l'incremento che c'è stato, perché questo vuole dire, in termini di costi fissi e di costi variabili, la crescita dei costi totali attribuiti alle utenze domestiche e non domestiche. Le utenze domestiche, i costi totali delle utenze domestiche sono 400.000 a fronte di 408 del 2020, mentre invece mentre i costi totali delle utenze non domestiche arrivano a 95.224. Quelli dell'anno scorso erano 67.000 euro, cioè 30.000 euro in più, un incremento sulle utenze non domestiche, utenze non domestiche di un 41%. Giusto per capirci di che cosa si sta ragionando. Esempio, perché poi andiamo a prendere le tabelle, andiamo a valutare
di coefficienti, costi fissi e di costi variabili, che per potenze non domestiche sono moltiplicate soltanto per i metri quadri, il bar, faccio un esempio, articolo di esempio, il bar e il ristorante. Per il bar nel 2021 che erano costi fissi e un coefficiente di costo fisso pari a 8,20 e un costo variabile di 3,43. Nel 2021, a seguito di questa modifica, di cui non si comprende il senso, perché non c'è legato, obbligatorio, tutti i comuni avevano una relazione al piano economico finanziario, nel 2021 per il bar siamo passati a 2,5 per il 15 per i costi fissi e 14,84 per i costi variabili. Per il ristorante, nel 2020 avevamo un coefficiente di costi fissi 10,38 e costi variabili 4,34, nel 2021 passiamo costi fissi 2,73 e costi variabili un coefficiente 18,84. Potrei continuare, ma giusto a titolo di esempio, che sono le attività più frequenti presenti sul territorio. Cioè, questo è un vero e proprio salasso a carico di utenze non domestiche, quindi chiamiamolo per come è. Stiamo parlando di un incremento a carico di utenze e di attività commerciali di questa comunità del più 41%, e non se ne capisce il senso. Tutto ciò a fronte di un seppur lieve, ma comunque incremento delle attività di raccolta differenziata della cittadinanza e di attività di potenze non domestiche continuano a fare nel nostro comune, in un momento di difficoltà economica, questa amministrazione appesantisce la loro situazione con un incremento del 30.000 euro per giorno. Davvero incomprensibile. E alla luce anche di quelle quattro cose che ci ha detto l'assessore, non se ne comprende il senso, perché non è giustificata da nessuna parte. Allora, invito tutti quanti voi a riflettere e a rimettere mano a questo piano, che davvero non sposa né l'esigenza e né la situazione degli utenti non domestici di questa nostra comunità. Esempio, in realtà per quanto riguarda le utenze non domestiche c'è stato che non si può trattare di un aumento, si può chiamare un prestito, ma non è stato precedente, perché l'anno scorso hanno soffruito dell'agevolazione di un decreto legislativo del 73 2021. Quindi è chiaro che rispetto all'anno scorso di cui hanno soffruito di questo contributo, adesso si vedono in realtà un vero aumento, un prestito. Grazie. Allora, la matematica è fatta di numeri. Allora, se a questi 475.000 euro dell'anno precedente aggiungiamo anche i contributi che passano questa volta sulle pezze, ma dal pezzo dell'anno scorso, del 2021, non venivano affatto citati questi contributi, allora andiamo ulteriormente ad aggravare la situazione, vuol dire che non c'è più una differenza di 22.000 euro, ma saranno tutti di più, saranno 50.000 euro in più rispetto all'anno passato, se è quello che si sta sostenendo. Sulla base di cosa si giustificano i 50.000 euro in più? Abbiamo un contratto sottoscritto, un appalto chiuso con la società gestrice, non si capisce il perché di questo incremento ulteriore 50.000 euro che equivale quasi al 10% in più rispetto all'anno scorso. Se è così e se è vero quanto ha sostenuto l'assessore, ma non penso che sia così, perché dal pezzo, e vi invito a riprendere il pezzo dell'anno scorso, non viene citato alcuna agevolazione all'interno del pezzo dell'anno scorso rispetto alle utenze non domestiche. Allora si chiarisca innanzitutto l'assessore, chiarisca innanzitutto a tutti voi qual è la scelta che si sta assumendo rispetto al Natale 2021, che davvero è comprensibile e davvero, lo ripeto, in una situazione di gravissima condizione di agibilità commerciale, economica del nostro territorio, presentare un incremento di questo genere è davvero ingiustificabile. Alla luce di un servizio che è rimasto mai pari, quello dell'anno precedente, anzi, sotto certi aspetti è anche peggiorato, e lo abbiamo già evidenziato rispetto alla raccolta della fazione verde. Cioè, guardate, davvero non si giustifica, non se ne comprende il senso. E non neanche si riesce a dare qualche elemento di comprensione.
scusate Presidente, io posso un problema rispetto ai costi annui all'inversione che c'è stata rispetto al testo del 2020 tra costi fissi e costi variabili, che era un'incidenza enorme su ogni famiglia. Cioè una famiglia di 4 persone che ha abita in una casa di 120 quadri, l'anno scorso pagava 200, oggi ne paga 100. Cioè si è completamente stravolto il sistema di capo alla luce di conto e secondo quale tempo? Cioè davvero non si comprende, non c'è scritto mezza linea rispetto a queste cose che sono state fatte. Allora, o è stato sbagliato l'anno scorso o è stato sbagliato lo studio di Stato, fateci capire. Quindi anche il consiglio di avere una mi vergogno anche per il pensiero di altri, cioè dico, voi presentate lo posto dei problemi, no, se uno ha votato una cosa ci sarà una logica, sono sicuro che la vostra logica è corretta, è giusta, per carità, ma una relazione, una motivazione del perché, cioè la vogliamo fare oppure noi dobbiamo votare per pensare, no, perché un'altra volta quanto io me ne andavo, meno male che me ne andavo, qualcuno si permise di dire che qualcuno del mio gruppo ragiona per altre persone, poi mi pare che invece non ragionate proprio, è una cosa diversa. Ragiona per sentito dire che gli altri hanno influenza, una cosa gravissima, credo, anche offensiva che qualcuno ha detto nei confronti di altre persone. E la cosa vostra invece è ancora molto più grave, perché voi non ragionate proprio, devo dire io stasera, perché non c'è una logica, vi assicuro che la logica c'è, io vorrei capire però qual è, come posso votare una cosa di cui non ho la minima idea della motivazione, perché non ci sta una relazione vicino a quella a questa cosa che dobbiamo votare. Io non lo so, qualcuno ci può rispondere, posso dire problemi che mi sembrano il minimo, la base, non so, se qualcuno ci può rispondere. Se qualcuno vuole dire, qualcuno vuole dire, facciamo un'operazione. Grazie.
comuni associati, gli ambiti territoriali, a termine di diritti della popolazione, provvedono gli interventi associati, i concetti tra l'altro. Non invece per una sigla comune di veramente opposta a questa sarebbe quest'anno, è possibile anche un tempo. A fine di raggiungimento, con una società di servizi e funzioni, è possibile procedere alla sigla di accordo di convenzione, così come previsto dall'articolo 20 della Repubblica del Decreto 1867 del Libro. Con la presente convenzione si dà mandato inoltre all'ufficio di edificare di regolare con centralità finalizzata all'accesso ai finanziamenti locali, nazionali, statali e comunitari. La durata della convenzione per anni 3 è comune ai capofili fermati comuni di elementi, con funzioni di coordinamento e responsabilità di gestione amministrativa, finanziaria e contrasto e contabili del piano di zona con personale di assistenza. L'organo di governo del politico sociale e coordinamento istituzionale, composto dai servizi dei comuni associati, che esercitano le funzioni di indirizzo programmato, coordinamento e controllo. Prevista la presenza del direttore generale dell'ASPO, il direttore di istituto socio-sanitario. Si conferma l'ufficio di piano della struttura tecnica della realizzazione del piano di zona, a fronte dell'articolo 467-2000, che prevede espressamente l'istituzione dell'ufficio comune di cui è funzionalmente prevista la cosa del regolamento. La convenzione si compone di numero 26 articoli, al momento il servizio sociale quindi cercava di utilizzare l'attenzione prioritaria sui soggetti più deboli con interventi di prevenzione del disagio, con l'eccellente attenzione delle risorse individuali, familiari, comunitari e realizzazione del tipo. I servizi riguardano l'ambito sociale, riguardano il segretario sociale con numero un'assistenza sociale per numero di settore settimanale, l'area anziana per 11 utenti, l'area disabili, 10 disabili, il SATE per il domiciliare con 5 milioni assistiti, centro socio-assistenziale per disabili con 4 disabili, asilo di nido per 20 utenti, assistentato specialistico attivo sul territorio, una rete di fruttori di 4 colori, l'assegno di cura per utenti, nonché a premio una media annua di fruttori circa 150 utenti, comunità terapeutica una media annua di fruttori circa 3 utenti, una struttura residenziale per disabili con una media annua di 4 utenti. L'occupazione e UBI sono stati valutati una media annua circa 30 utenti, ADI anziano 4 utenti, ADI disabili servizio domiciliare 4 utenti, contrasto alla povertà, centro richieste e in continuo aggiornamento di oltre 60 euro già usufruiscono il contributo, tutoraggio educativo un utente, famiglie disagiate 30 utenti, PUC sei volontariato, affidamento di lavoro un utente. Allora, per quanto concerne la convenzione penso che dovrebbe essere letto articolo per articolo, non so per essere attuato. Un due cinque, 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 un due cinque
promozione del movimento di vita comunale, gruppo comunale della protezione civile, in associazione con i comuni di Provincia Bologna e Salerno di Alessandria. Relazione all'assessore Antenne, Carolina. Il regolamento intercomunale del gruppo volontario di protezione civile dei comuni cittadini di Cariste, San Giorgio e Follosa ha il compito di dare attuazione alle leggi nazionali e regionali in materia di protezione civile, allo scopo di far fronte alle eventi calamitosi e di avviare attività di prevenzione e gestione delle emergenze. Si tratta di un servizio associato di protezione civile dei comuni sopracitati al fine di tutelare la popolazione e i beni dell'ambiente nei limiti delle competenze attribuite dal decreto legislativo originario del 2018. Il gruppo intercomunale è il principale organismo operativo degli enti associati, è costituito dai volontari che agisce sotto le direttive delle responsabili del gruppo intercomunale e dunque il servizio non costituisce rapporto del gruppo obiettivo. Essi potranno vedere parte dell'attività della struttura operativa solo dopo l'avvistamento della formazione e i rapporti finanziari tra gli enti associati sono disciplinati dagli organi di gestione del gruppo intercomunale. Tale regolamento consta di 30 articoli che disciplinano quanto in sintesi detto. Leggo gli articoli o per approvarli? Allora, finalmente siamo contenti che finalmente dopo tre anni, chiaramente, come abbiamo già detto tante volte, abbiamo perso tre anni perché nel frattempo siamo in attesa ogni 15 giorni che arrivasse questo regolamento, avremmo potuto istituire un regolare servizio che sarebbe stato molto utile per la comunità, soprattutto visto che c'era un periodo difficile che tutti quanti di emergenza abbiamo dovuto dire. Comunque, ad ogni modo, finalmente pare che siamo arrivati ad una quadra, grazie a e volevo soltanto sapere riguardo se già si è pensato diciamo la sede di questa associazione di protezione civile adesso che verrà istituita, insomma quando verrà formata. No, no, sicuramente discuteremo un po' di più. No, perché io non c'era un altro consiglio, però di chi mi pare che fu era un motivo di dubitare di quello che mi hanno detto i ragazzi, chi lo rispetto? Quella che attualmente non so chi ci sta, insomma, di come sta andando avanti la protezione civile, allora noi vogliamo un'assicurazione su questo, che quella sede sarà finalmente data a chi è veramente protezione civile, poiché si è detto anche l'altra volta che forse sarebbe stato chi. Ho detto anche io, forse il consigliere. Io non c'ero. No, dico, visto che non mi ha sentito il presidente. Abbiamo invecchiato. È chiaro che nel momento in cui interviene un gruppo comunale che poi fa parte di un gruppo intercomunale di protezione civile, sicuramente chi ha aderito a quel gruppo di volontari perché ha insito questo spirito di volontariato poi non avrà alcun dubbio o perplessità a far parte anche, ad iscriversi a far parte anche di questo gruppo. Ci sta arrivando, ci sta arrivando. Quindi è chiaro che a quel punto quella sede perché disse
quando sarà costituita la nuova associazione, allora ci sarà, io sarò favorevole a votare la regola di quella linea, di quella concessione per dare un nucleo. Oggi, visto che nasce formalmente il gruppo finalmente di protezione civile comunale ed intercomunale, a questo punto credo che sia normale a questo punto anche emendare, vogliamo, la luce di quanto è messo in quella discussione. Tra l'altro ci fu anche il supporto e il sostegno da parte del sindaco rispetto alla proposta del presidente Fantasia. Non vedo il problema di emendare questo regolamento, dicendo allora che fin d'oggi viene individuato alla luce dell'attuazione di questo regolamento, la nascita del numero comunale di protezione civile, la sede all'interno di prima, che era la precedente sede assegnata a questa fantomatica associazione. Questo si sta bene, penso che la cosa così sta, meno che ovviamente io sarei un bambino, ci potrebbe. Noi oggi abbiamo un regolamento. Io mi abbiamo, oggi ci abbiamo, giustamente mi detto che il gruppo più vicino, dopo te siamo riusciti a trovare questo regolamento. Io mi auguro che ci siano persone veramente interessate, perciò hanno fatto comunque delle procedure che è cosa diversa rispetto a diciamo, non era un mondo comunale, adesso dovremmo dire tutto è comunale, comunale, le elezioni civili, quindi ha fatto tutta la procedura. E successivamente all'attuazione del gruppo comunale, del comunale, delle elezioni civili, simplemente la sede è emendato, per far modificare quello che era il consiglio. Pure è emendato, fammi considerare gli anni emendati, cioè il curato di inizio del consiglio. Allora, se deve avere l'abitazione di un relitto stradale,
possono condividere le opere di antica palazzo del verde di questo comune, a proprio il numero di 356 e di 5 di Giro. Allora, c'è la richiesta fatta da alcuni cittadini del comune Cefalù interessati all'acquisizione di questa particella, cioè di trasporto di una particella del 57 di un giorno. È un'area di 10 metri quadri di proprietà del comune Cefalù, combinando con il tavolo di danno immobiliare, c'è stata occupata a mezzo di un'autorizzazione edilizia nel 1965. Abbiamo le note del TC che ci propongono la finalizzazione perché insomma, non preclude nessun interesse da parte del comune né di altri proprietà. È stato visto con una somma da corrispondere da parte del TC, quindi penso che alla luce di queste risultanze noi proponiamo di smenalizzare questa particella. Non so perché, ma perché è stato oggetto di concessione, mi dicono che 11.65, come è stata una concessione di fissa, poi potrebbe favorire qualche intervento di risanamento pure di conservativi di qualche modo, cose che non è. È vero che in questa situazione c'è stata una via. Però insomma, alla fine non ci sono problemi di nessuna natura per potrebbe darci solo vantaggi non solo a loro ma paradossalmente anche a noi perché proprio le nostre circostanze è una cosa possibile. Ma io non ci sono problemi di